Chiara Ferragni e Fedez dove si sposeranno? In tanti si chiedono dove si sposeranno Chiara Ferragni e Fedez, e anche quando sarà fissata la data delle tanto attese nozze. Dal settimanale Chi arriva la notizia sulla città in cui avrà luogo il matrimonio, ma i ragazzi ancora non hanno confermato nulla. Chiara Ferragni e Fedez, misteriosi sul dove e sul quando. I fan di Chiara Ferragni e Fedez non vedono l'ora di scoprire dove e quando si sposeranno, i due piccioncini più chiacchierati d'Italia sono attentissimi a non diffondere queste notizie, anche se Chi, il noto settimanale, lancia l'indiscrezione sulla location in cui potrebbero avere luogo le nozze. A Milano o a Los Angeles? No, a quanto pare la sposa preferirebbe seguire le tradizioni e raggiungere Fedez all'altare proprio nella sua città di nascita, Cremona. I due, però, non hanno ancora confermato nulla. Sul periodo, in parte, siamo più ferrati visto che era stato proprio il rapper milanese a condividere con i fan i suoi desideri in merito alle nozze. In una delle Instagram Stories pubblicate qualche mese fa, Fedez ha confessato ai fan che avrebbe tanto voluto sposare Chiara Ferragni entro il 2017, ma non è possibile, aveva detto, senza specificare il perché in maniera approfondita. Dunque, le nozze potrebbero avere luogo a giugno o a settembre del 2018, visto che, anche volendo, effettivamente la proposta è arrivata un po' troppo tardi per riuscire a organizzare una cerimonia in grande stile entro l'anno corrente. Il futuro marito di Chiara, infatti, le ha chiesto di sposarlo il 6 maggio, poco prima del giorno del suo 30° compleanno. La fashion blogger numero 1 al mondo si è trovata sul palco dell'Arena di Verona, a guardare con emozione un video della sua storia d'amore con Fedez. Probabilmente, in quel momento pensava semplicemente a un buon compleanno un po' speciale, invece le cose non sono andate esattamente così. Come prevedibile, visto il mestiere del rapper, Fedez sale sul palco e dedica una canzone a Chiara Ferragni. Il brano è stato scritto ad hoc per l'occasione e nonostante il testo reciti che non servono anelli che tengono assieme, una volta finito di cantare il rapper tira fuori proprio un anello. Anzi, un solitario meraviglioso, che finisce ben presto all'anulare di Chiara dopo il suo emozionatissimo sì. Chiara Ferragni e Fedez, la festa sarà in grande stile? Prima abbiamo parlato di una possibile festa in grande stile, ma questo perché dettato dai gusti della coppia, che abbiamo imparato a conoscere durante il primo anno insieme. Basta pensare al 30° compleanno di Chiara Ferragni, festeggiato più volte in location totalmente diverse, o a quello per i 28 anni di Fedez, con una folla di invitati scatenati che lo hanno riempito di regali incredibili. Stando a quanto dichiarato dall'influencer di Cremona Glamour, sulla cui copertina troneggia il suo splendido volto per la prima volta, pare che la cerimonia possa anche essere intima concretamente, ma non altrettanto riservata a livello digitale. Il matrimonio, infatti, sarà condiviso minuto per minuto sui social con tutti i follower dei due piccioncini. Gli invitati? Saranno tantissimi, quasi 15 milioni. Ci staranno tutti sul tableau?